Coach, partita molto dura, iniziata male, poi c'è stata una svolta, un orgoglio, una reazione d'orgoglio nel terzo quarto con i tuoi ragazzi che davanti al proprio pubblico non potevano continuare a subire e a, come dire, non reagire. Sì, noi dobbiamo ripartire da quella reazione d'orgoglio, da quella incoscienza, mi piace dire noi, del terzo quarto, perché siamo una squadra giovane di giocatori, a parte Guido Meini, inesperti, che non hanno esperienza di giocare partite di questo livello. Il passato dei giocatori e la differenza del passato dei giocatori tra noi e Firenze conta, il livello di talento conta. Bisogna essere realisti, abbiamo sbattuto la faccia contro una vera e propria corazzata di questo girone, ma non si vede stasera, si vede il percorso di questa squadra. Quindi molto brave Firenze. Io come ho detto prima, ho poco da recriminare i miei ragazzi. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto una reazione, da lì ripartire per essere incoscienti come siamo stati nelle altre 27 partite. Ecco, e per essere un po' più coscienti invece nell'ultima di campionato, in cui riceverete la visita di Piombino, adesso siete pari punti, ecco, per essere più coscienti, per essere più, come dire, per aggredire meglio la partita, cosa servirà fra due settimane? Servirà essere intensi, essere aggressivi, rimanere per 40 minuti nel piano partita e niente, riuscire a essere un pochettino più incisivi nei due lati di campo. Però tutto questo è vero, un quarto posto, un quinto posto, c'è la differenza di avere il fattore campo a favore o meno nei playoff, però ricordiamoci che non finisce tutto lì, poi rinizia un altro campionato, quindi è tutto in previsione dei playoff che sono, tra virgolette, il campionato vero, ecco.